Ok ragazzi, questa è la situazione attuale. Ci sono piante ovunque e devo sistemarle tutto in questo angolo del mio studio. Sono disperata, non ho proprio idea di dove piazzare tutte queste piante, anche perché alcune sono cresciute tantissimo, un po' come questo ficus che è diventato altissimo, a parte che foglia bellissima, questa è l'ultima che è uscita fuori, ma per farvi capire, quando in questa primavera era alto fin qui, è cresciuto tantissimo e non ho idea di dove lo metterò, come anche altre piante come questa stingray, non lo so, adesso vedremo insieme come sistemare il tutto. Ok, non so se ci salterò fuori. Ho anche lasciato fuori la mia alocasia più grande. Non so assolutamente dove metterla. Quindi provo a lasciarla fuori tutto l'inverno. So di qualcuno che l'ha fatto e ha resistito. Quindi spero bene per lei, perché è una delle mie piante preferite, ha un grande valore affettivo e nel caso che purtroppo non ce la faccia, ho comunque le sue due bimbe che riparerò ovviamente in casa e ho loro. Stessa cosa anche per uno dei miei clorofiti più grossi, perché è veramente enorme. E se poi nel corso delle settimane mi accorgo di trovare un posticino, un angolino per lui, lo riporterò in casa, altrimenti ho riportato solo quello più piccolo e l'altro anche proverò a lasciarlo fuori. Bene, adesso non so quante ore ci perderò per capire che cosa fare delle mie piante. Ho ancora un po' di alocasie da trattare per sicurezza, perché hanno tutte o hanno avuto o magari hanno e non ho notato recenti infestazioni, ma insomma per sicurezza ci faccio una passata con l'anca ricida.
Ho già pulito le foglie e oggi farò poi un passaggio con le ultime. E niente, mettiamoci di nuovo al lavoro e vediamo che cosa. Vediamo se ci salto fuori. Piccola pausa per farvi vedere questa dolcissima e piccolissima torera di Philodendron Micans che oh, è talmente carina. Guardate quanto è piccola. È piccolissima, troppo dolce. Allora, non so, anzi, molto probabilmente questo non rimarrà il setup permanente perché mi piace cambiare e forse prima o poi dovrò fare qualcosa in questo angolo buio, magari una mensola o simile per le piante ricadenti, però già qualcosina. Abbiamo fatto, almeno ci sono saltata fuori. È incredibile, rispetto a qualche mese fa sembra ancora più pieno di piante, soprattutto questo angolo, poi ci sono tutte le alocasie più grandi. Cioè, ma guardate, ma quanto è bella, meravigliosa. E ovviamente poi già ho mancanza di spazio e ho dovuto mettere il palo alla mia arafidofora perché spero che si arrampichi un giorno e diventi sempre con le foglie sempre più grandi, però insomma un angolino ce l'ho trovato anche per lei e vedremo insomma un po' come va nei prossimi mesi. Guardate la mia questo splendore di alocasia, quanto è grande. Già, qua c'è un'altra foglia in arrivo, bellissima. Ora vado a sistemare un po' il balcone, e anche se non lo organizzerò definitivamente per l'inverno, al pomeriggio fa ancora abbastanza caldino. Quindi tutte le mie piante grasse possono ancora stare così senza essere messe in serra. Insomma, vado un po' a sistemare lì fuori.